Martedì 9 agosto 2022, di cosa parliamo in questo Air Caffè? Parliamo di DCS e delle mappe, perché forse dobbiamo un attimo rivedere il nostro concetto. Intanto benvenuto pilota a questo Air Caffè Nostalgia, questi pochi minuti da passare insieme a te come se fossimo in un bar virtuale a parlare di cose ganze che garbano a noi, cioè a noi simmer, a noi piloti virtuali. Allora, torniamo un pochino a qualche giorno fa. Qualche giorno fa ho parlato delle mappe e parlavo soprattutto dell'uscita della penisola di Kola. Ti ricordi, insomma, se non ti ricordi vai a vedere in questi Air Caffè Nostalgia, c'è proprio tutto l'elenco qui nella playlist. Allora, c'è un aspetto che non ho considerato e che mi hanno suggerito. L'aspetto è, non è che DCS sta producendo scenari o vuole produrre scenari in zone particolari del mondo, perché in fin dei conti sta riproducendo quella che è il periodo della guerra fredda. Attimo di silenzio e così elabori, così fai, cioè chi ci è già arrivato fa ho capito. Allora analizziamo, guarda gli aerei che abbiamo a disposizione e guarda gli aerei che avremo a disposizione. Sono tutti aerei che, sono d'accordo con te, hanno perso tutta quella segretezza che avevano una volta, F-14, l'F-5, i vari MiG-21, Verrà prodotto ad esempio l'aereo, l'F-4 Phantom, no? Abbiamo il Mirage F-1, insomma, sono tutti aerei datati. E allora la questione è, forse non ci danno mappe di zone più recenti, anche perché le mappe di DCS non sono aggiornatissime ai giorni nostri, Guarda il Caucaso. Caucaso, se vai a vedere su Google Map, non è mica così, Cioè, se vai su Sochi è una città enorme, guarda che cosina che è in DCS, no? Se vai su Kutaisi è diverso, non è così, Bene, allora, non stanno forse riproducendo il periodo della guerra fredda? Non è che si staranno forse specializzando su questo tipo, su questo periodo? È vero, abbiamo anche aerei di quarta generazione come l'F-16, come l'F-18, avremo l'Eurofighter, ok? E comunque l'Eurofighter, ti ricordo che è un progetto del 2000, e anche l'F-18 in un certo senso è datato, ok? Quindi, al di là della segretezza, come ti dicevo prima, il filone potrebbe essere questo. E poi c'è tutta la parte della Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi questi due grandi filoni. È chiaro poi dopo che noi, anche sul server Discord Lorei, su vari server Lorei che trovi in giro, è chiaro che, insomma, infili tutti gli aerei possibili e immaginabili, c'è quello che viene col 18. Ah, aspetta, mi sono dimenticato un'altra cosa. Abbiamo anche l'Harrier, Abbiamo anche l'Harrier, anche lui, quindi non sono tre gli aerei di nuova generazione, ce ne sono quattro perché c'è anche l'Harrier e poi. Comunque, in linea di massima sembra che siamo specializzati in questo periodo, anche perché se tu vai a utilizzare aerei di questo periodo, noterai che insomma, vai a disattivare certi missili, certe cose, noterai che comunque utilizzando questi aerei e trovando la corrispettiva parte nemica, comunque sarà equilibrato, cioè il combattimento, lo scontro è equilibrato perché gli aerei sono dello stesso periodo. Non lo so, questa è una lettura che possiamo dare alla produzione di mappe
che alla fine sono abbastanza desertiche. Dimmi anche te cosa ne pensi, perché secondo me c'è da pensarci a queste cose qua, no? Quindi qui sotto nei commenti scrivimi cosa pensi anche te, perché era una possibilità che comunque qualche ragazzo mi ha scritto, mi ha detto, che non avevo considerato interessante. Quindi scrivi sempre quello che pensi, perché così ne riparliamo. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by Eli. Ciao, amore.